Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Approvato il disegno di legge di riforma degli enti locali. Si prevede la valorizzazione del ruolo del Comune come primo referente nell'erogazione dei servizi ai cittadini e della provincia come ente di gestione delle funzioni di area vasta. Il provvedimento propone anche il superamento delle attuali comunità montane a favore delle unioni di comuni. Abolizione delle autocertificazioni e dei viaggi in ambito UE, certificazione dei bilanci dei gruppi e inizio della discussione per la riduzione del numero dei consiglieri regionali. Queste le prime iniziative del Consiglio regionale al tavolo di concertazione. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale del Piemonte, dopo una prima fase in questi 2 anni e mezzo che ha deciso di dimezzare l'indennità di fine mandato, la riduzione dell'indennità dei consiglieri, la firma elettronica per commisurare il gettone di presenza realmente all'impegno e alla presenza dei consiglieri e altre azioni che hanno determinato già un risparmio di 16 milioni, ha sostanzialmente approvato la seconda fase. Inoltre abbiamo avviato una discussione seria della riduzione del numero dei consiglieri da 60 a 50 del limite massimo degli assessori da 14 ad 11. La crisi occupazionale è al centro dei lavori del Consiglio regionale. In particolare si è fatto il punto sulla Fiat e le aziende dell'indotto dopo i recenti incontri con l'amministratore delegato Sergio Marchionne. La conclusione del dibattito e la votazione di alcuni ordini del giorno sull'argomento presentati da Federazione della Sinistra, Partito Democratico e Italia dei Valori sono previste per la prossima seduta. Augusta Montaruli, Popolo della Libertà. È emerso chiaramente come l'indotto Fiat sia fortemente in crisi, è una vera e propria situazione emergenziale. La soluzione l'ha data anche il Presidente Cota, cioè misure non dirette a un finanziamento della Fiat, ma interventi volti a aiutare tutto il comparto e chiedere al Governo un vero e proprio piano industriale. Eleonora Artesio, Federazione della Sinistra. Il tema della tutela dell'occupazione nell'indotto Fiat è strettamente intrecciato alle scelte produttive di Mirafiori. Da questo punto di vista, se la Regione può adottare misure di sostegno per le piccole imprese, altrettanto deve aprire un quadro di relazioni industriali con Fiat. La proposta che abbiamo avanzato è che i nuovi settori della mobilità sostenibile, sia in termini di ricerca e di innovazione che di produzione, possano essere un nuovo asse di investimento. Il consigliere Tullio Ponzo, delegato all'Osservatorio sull'usura del Consiglio regionale, è intervenuto alle Officine Grandi Riparazioni all'incontro con gli studenti per riflettere sulla piaga. L'Osservatorio ha anche programmato l'attività informativa e di prevenzione da svolgere nelle scuole medie superiori del Piemonte. Presentate a Palazzo Lascaris le autobiografie di Maria Pia di Savoia e Michel de Bourbon-Parme, La mia vita e i miei ricordi e Un principe nella tormenta. I racconti, arricchiti da splendide immagini fotografiche, spaziano tra aneddoti e curiosità, momenti ufficiali e intimità. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.